Ciao, sono Elisabetta e mi occupo del piazzamento dei modelli all'interno dell'azienda. Piazzamento dei modelli consiste appunto nel prendere il modello e posizionarlo all'interno del tessuto, in modo tale da ottimizzare quello che è il consumo effettivo per un determinato capo. Questo consumo, diciamo, serve appunto per ottimizzare, riuscire ad arrivare ad avere un consumo unitario ottimizzato per la realizzazione in produzione di quel capo. Questo consumo appunto verrà utilizzato per la definizione del prezzo. Diciamo che per poter fare questo studio in modo corretto, io devo analizzare quello che è il tessuto che ho davanti. In base al tessuto che ho, piazzerò il capo in un determinato modo. Se ho un tessuto unito, tutti i santi ci aiutano perché è molto semplice e molto facile. Se invece io ho un tessuto che ha un rapporto, un disegno geometrico ben definito, io devo prendere il rapporto di questo appunto disegno che ho all'interno della pezza, riproporlo a computer in modo tale da posizionare i pezzi all'interno del tessuto che si incontrino tra di loro, che si ricostruiscano, che appunto diventi, diciamo, il modello quadri una volta che lo viene realizzato. Appunto, non so, dovrò ricostruire il centro davanti, ricostruire il centro dietro, e questo si fa in base proprio a ogni tipologia di tessuto. Lavoro in Castor da 6 anni. Vengo, diciamo, da una formazione che non c'entra niente con la moda, perché sono laureata in architettura, però l'azienda Castor mi ha dato la possibilità di imparare un mestiere, cosa che non tutte le aziende danno la possibilità. E appunto mi ha insegnato un mestiere che non conoscevo e mi ha dato la possibilità quindi di crescere a livello professionale, proprio di crescere a livello professionale. E aspetti negativi, ma diciamo che è un lavoro stagionale e con scadenze, e questo porta ad avere appunto dei carichi di lavoro in determinati momenti. E diciamo che essendo tutte donne, i livelli di stress aumentano parecchio, però diciamo che gli aspetti positivi sono decisamente maggiori rispetto a quelli negativi.